Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguirmi nei sotterranei della Ra. Buonasera! Bentornati ad Avanti! Emozionata! Eccoci di nuovo! Come vedete, abbiamo completamente rivoluzionato il programma. Abbiamo cambiato orario, abbiamo cambiato giorno. Non potevamo non adeguarci a quest'aria di rinnovamento che tutti respiriamo nel paese, per cui io dico largo ai volti nuovi, non ancora inquisiti. Prego. No. Ora con questa fighetta. Nuovi, cose nuove. Ma che cazzo. No. Avevo detto volti nuovi puliti, ci deve essere un equivoco, non volti nuovi puliti, voglio dire. Tu ti aspettavi un'altra persona? No, io veramente sono niente di personale, ma avevo chiesto un altro. Ma io sono un altro, porca miseria. Solamente a livello estetico assomiglio a quello antico, ma dentro a livello interiore sono un volto nuovo. Comunque, buonasera, perché intanto salutiamo. Momento. Ci salutiamo con un bacio. Che c'ha una malattia, scusi. No, cosa sono queste, scusi? Mani. Mani pulite, se mi permetti. Vabbè. Io avevo degli altri ricordi, non so voi, insomma, mi sembra di ricordare delle altre cose. Signori della corte. Ma che sì? A buon programma. In passato io non ho mai rubato. Ho accettato danaro, ma nell'interesse di questo programma. Mi sono esposto io per tutti. Per te, Serena. Per i cameraman, i tecnici tutti, per il quartetto Voglino, Guglielmi, Pasquarelli, Pedulla. Per il bene di tutti. Sì, per la comunità. Mi sembra che lo dicano molti in questo periodo, una storia che... No, permetti, questo lo dico io perché io ci ho messo la faccia. Sì. E poi guarda, tornando indietro lo rifarei. Ecco. Per il bene di tutti. Senta, Loca, adesso non è carino... Adesso c'è una cosa più importante, eh? In questo momento delle sue mani, io... Giù, riposo, non c'è bisogno di... No, le tengo qua, pulite in evidenza. Sì, mi dicono che abbiamo il collegamento con il Quirinale. Sì, il nostro presidente Scalfaro ha voluto graziosamente mandarci un messaggio augurale. No, ancora antichità. No. Sua presidenza, buonasera, siamo onorati del suo interessamento. Grazie. Cosa buona e giusta. Amen. Prego. Ho fiducia nel popolo italiano e non temo nel dirle che il paese guarda avanti. Sembra un po' troppo. Sua presidenza, siamo imbarazzati. Non dia anche lei troppo peso alla televisione, la prego. Figlio, l'hai scritto. Sì. Il buono è bene, il male è malvagio. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Tra il dire e il fare c'è di naso il mare. Grazie, sua presidenza, grazie. Se non ci fosse lei a dire queste cose nel nostro paese... Ma vorrei aggiungere che esiste ancora un buon partito oggi in Italia. Però non facciamo propaganda, la prego, proprio lei così super partes. Da più di 40 anni ha un partito onesto, ha le mani pulite. Per la fascia vi dovete accontentare. Amen. Da sempre il matrimonio è lo sbocco naturale per una donna. Capisco. E questa mi è rimasta sul groppone. In secula seculorum. Se c'è un'anima volenterosa disposta a togliermi questo fardallo. Io capisco, non mi aspettavo questo problema in diretta. Loche, lei non è sposato, vero? Questo è il suo momento, la grande occasione. No, un bel gesto per il paese. No, un momento, questa non mi piace. Cosa? Ha detto non mi piace. Ma... No. Non si può dire, non si può dire. È vilipendio, ma lei è matto. Ma lei il femminismo gli è passato così, peraltro. Ma scusa, ma questo non è il mio tipo, abbi pazienza. Ma... Abbiamo iniziato al minuto e già facciamo vilipendio. Guardi, mi scusi, sua presidenza, io... Ma non fa niente, guardi. Papà, andiamo via, ti prego. Sarà per la prossima volta, non fa niente. Andiamo su un'altra volta. Andiamo su. Un dialogo andiamo, aperto, io adesso... Andiamo via, non fa niente, che non ci non rivedevamo fa niente. Da... Voglio dire, un minimo di galanteria. Abbiamo appena iniziato, ha capito? Così lei è lo stesso, dentro e fuori. Sigla nuova. Scusa, non mi piace. Sigla nuova. Non mi piace. Iniziamo.
tutti avranno riconosciuto nelle immagini di questa nuova sigla lo stile inconfondibile del nostro regista de paura, Rocco Smithersons. Vi è ancora qualcuno all'interno. Benvenuto. Un grande ritorno. Vi è ancora qualcuno. Caro Rocco. Grazie, ovazione. Vi è anche ancora il divano dalmata. Ah, che piacere. Uguale. Rivederla. No, scusi, non ho capito. Che si siede alla mia sinistra? Posso io questo? Se sempre state a destra, io a mancina. No. Come tre a mancina, spostiamo. Ma non è vero, scusi, è stato. Perché sta cosa? Lei è sempre stato di qua. Pensa adesso, per far capire se il programma sembra uguale, come infatti è programma uguale, esattamente l'anno scorso. Mi metto io a destra. Sì. Rimaniamo nella tradizione. Oh, senta. Ah, certo, tutti i vicini che stanno a destra vanno a mancina, tutti quelli che vanno a mancina vanno a destra. Questo si può anche fare, aspetta. Mettiamo. Ed ecco un programma completamente nuovo. Oh, perfetto. Rinnovato. Senta, Rocco, io sono... A parte, vabbè, dovrei chiederle tante di quelle cose, però sono sotto shock un attimo, perché abbiamo visto adesso questa sigla. Ma che cos'è? Perché? Ha girato queste immagini un po' psichedeliche. Ma cosa ha voluto dire? Cosa c'era? Un messaggio dietro che non abbiamo... Io ci vedo, avendo aggirata, una metafora. Prego? Una metafora? Io ci vedo una metafora, rappresenta un po' i lavori della commissione bicamerale. C'è questa... l'atmosfera quella si riferisce. No, adesso capisco, no, perché era così violenta, perché io invece pensavo che fosse... Beh, attenzione, bicamerale, veramente. Pensavo che fosse... Molto cruento, però... Pensavo fosse invece una metafora dei tempi che stiamo vivendo, ha capito? No, allora... per quella ho già una metafora a lungometraggio, già stata girata, e si chiama Anni 90 de Galera, e questa ci ha preso... Immagino che lei alluderà alle confessioni del pentito Buscetta, che ne manderà parecchi... in galera. Poi le cose sono tutto complicate parecchio. Per esempio, ha visto questo fatto dell'omicidio della chiesa? Dicono che è stato commissionato dallo Stato per poi farlo rivendicare alle BR. Ma questo è normale. Come normale? Cioè, la formula con la rivendicazione speciale di quella formula di mafiosa, anche perché sta mafia, diciamo, molto spesso ammazza già che portasse sempre queste baiaffe dentro le saccocce, cari vicini, succede spesso uccidere così degli innocenti a cui la mafia non interessa rivendicare. Oh, è morto l'elettrato, io ho sparato. Poraccio, vabbè, c'è qualcuno che gli interessa rivendicare la morte dell'elettrato Sensini? C'è sempre uno, io, portasci. Questo è normale. Questa è una rivendicazione straordinaria. Poi tante rivelazioni. Nel mio film, per esempio, ho girato un film biografico su George Buscetta, questo pentito molto loquace, la quale si chiama Non chiamarmi Omertà. Certo. Era logico. E qui ci sono tante belle rivelazioni. Per esempio, pensate, amici, la fine di Superman era stata già decisa dalla mafia nel 79. E a questo proposito, questo è pazzesco. Ecco. Prego inviare cadone immagini. Il barco se stava a destra va a mancina. Possiamo, scusi. Prego. Eppure lei si mette la faccia a mancina. Prego, possiamo inviare. Questi tempi duri vedo che... George Buscetta, prego inviare. Mi perplimo perché non sembra riconoscerne i frames, diciamo proprio che... Non sono le immagini. Non sono le immagini. No, è una novità, è una vera novità. Scusi, se io la lascio qui un momento, lei si perplima. Questa è una figurina elettronica, siamo un po' telematici. La metafora, nel suo piccolo, la diciamo. Metafora, la metafora. Da parte della regia che ci avverte che è pronto il primo collegamento di oggi, un servizio sociale per tutti i telespettatori di Avanzi. Ecco, siamo, c'è bisogno che lei fa così, siamo in zona tasse, noi le vogliamo pagare, però non siamo disposti a pagare quelle degli altri. Quindi, per orientarci in questa giungla fiscale, noi ci collegheremo ogni settimana con una luminare in questo campo, impiegata da più di 20 anni all'ufficio imposte dirette, la signorina Vaccaroni. Mi sente, signorina? Lo sportello è aperto tutti i giorni pari, dalle 8 alle 8, e tutti i giorni dispari, dalle 8 alle 8. Sì, certo, dalle 8 alle 20 è l'orario. No,
Io non ho detto dalle 8 alle 20, io ho detto dalle 8 alle 8. Ma che orario è, scusi? Cogli l'attimo! Vabbè, allora, velocemente, non perdiamo... Servizio sociale, non perdiamo tempo. Siamo alla vigilia... Non perdiamo tempo, qui c'è... Siamo alla vigilia del famoso anticipo, giusto? La festa è finita, barate in casa, siamo al baratro. Signorina Serena, sì, mi chieda, ma signorina, sì, com'è questa crisi economica? Ma signorina, com'è questa crisi economica? Definitiva. Vabbè, però adesso non ci terrorizzi, che già noi non ci dormiamo la notte. Per esempio, cos'è questa restituzione del fiscal drag? Per me è un incubo, capito? Che cos'è? Cos'è? Vabbè, scusate, però se non sapete le lingue, lo dice la parola stessa, fiscal drag. Droga! Droga fiscale! Lo Stato, poveraccio, è come un tossico dipendente, c'ha un bisogno continuo, incessante di tasse. Se tu non gliele dai ste tasse, sta dose allo Stato, lo Stato che fa? O va in crisi, o ruba. E perché? Lo dico io, lo dice la circolare. Ho capito. Comunque, scusate, sì, a voi che cosa ve ne importa? Come? Scaricate! Dovete imparare a scaricare! Per esempio, lei, signorina, che dicitura c'ha? Ballerina? No, che ballerina? Collaboratore Rai, credo. Ah, ottime notizie per il collaboratore Rai. Questa settimana scarica un sacco di bella robetta, c'è un'offerta speciale. Per esempio, lei ce l'ha un bel deltaplano? Io il deltaplano non lo uso. Non le ho chiesto se lo usa. Le ho chiesto, ha fatturato un bel deltaplano? No, io comunque non l'ho fatturato, no. Peccato, molto male, perché lei il deltaplano come collaboratore Rai questa settimana lo scaricava intero. La festa è finita, baratevi in casa, siamo al baratro. La lira va tonificata. Mi faccia una domanda qualunque, mi chieda, signorina, ma com'è? Com'è il cambio oggi? Signorina, com'è il cambio oggi? Favorevole. Ci batte pure la dracma. Dopo di noi c'è solo il rublo. Dopo di noi solo il rublo. Ma almeno anche le monete del terzo mondo, spero. Ci batte pure la pizza di fango del Camerun. No, un momento. La pizza di fango del Camerun. Cos'è? La moneta nazionale camerunense, c'è sta il marco, c'è sta il dollaro e c'è sta la pizza di fango, poveracci. La pizza di fango, scusi. Pizza di fango. Ok, ma quante lire ci vogliono per comprare questa pizza di fango? 2 milioni? No. 2 milioni? 2 milioni? Per comprare una pizza di fango? Una pizza di fango, 2 milioni. E chi ci va in Camerun? Noi? No. Au, ridendo e scherzando, se sono fatte le 8. C'è il tempo di farmi un'ultima domanda per tirarci su. Mi chieda, signorina, ma com'è questo baratro? Signorina, com'è questo baratro? Definitivo! Ma, no, c'è andata via! Stavamo a chiedere ancora Isa, Pisi, Timi, Kilo, Ripi, vabbè, comunque... In attesa del collegamento della prossima settimana, per chiunque volesse informazioni sul baratro può telefonare al numero nero che vede in sovrimpressione 0740. Numero nero a cui si può... Scusa, Serena, ma ti devo interrompere perché dobbiamo dare spazio in questo momento alla pubblicità. Ah, ma che è modo questo? Esagerazione. Dice pubblicità, che sta cosa... Ma siamo nelle norme CE. Ricordate i bei tempi d'una volta? I sapori perduti. Quello inconfondibile dell'appaltato al caffè. Corrotto con cioccolato tangente. Ce n'era per tutti. E i pomeriggi trascorsi allegramente a spartirsi la torta? I fragranti ligresti. Le frottole, i tognoli alla frutta, il truffotto e il bobò al rum nell'elegante boboniera. Generazione dopo generazione, di padre in cognato, si gustavano gli approfiterol accompagnati dal tirabifuori. Thank you.
E che festa in famiglia con la craxata! Non rimaneva mai neanche una briciola! Antica segreteria del corso. Le stesse mani in pasta, dal 1892. Loke, carissimo, io non amo fare bagarre in diretta, in televisione, non è il caso, non è nel nostro stile. Adesso per questa settimana lei è qui, poi ne riparleremo. Siccome noi abbiamo bisogno dell'informazione, io la pregherei comunque di leggere le notizie, di fare il telegiornale, perché è uno degli elementi fondamentali. Ma certamente, ma io sono qui per questo, ecco. Anche perché il mio TG è leader, ormai è leader nel settore, okay. E unisce avanguardia nella tradizione. Come leader dove, scusi? Leader nel settore. Nelle isole. Ma che isole? Su tutto il territorio nazionale e intercontinentale. Abbiamo addirittura dei legami con gli Stati Uniti, ci siamo americanizzati. Anzi, ritmi americani mi impongono di andare avanti. Prego. Scusa, ma devo partire. Allora, truffa, truffa, ambiguità, truffa, truffa, ambiguità, truffa, truffa, ambiguità, fal, si, ta. Oh. Scusi, non è che voglio togliere il ritmo americano, però a me non mi sembra molto nuovo, tutto ciò. Ma io non ho detto nuovo, ho detto nuovo, con calma. Ah, capito? Andiamo alle novità poco a poco. Felicità. No, calma. Allora, adesso andiamo con la prima notizia. Sì. Pare che molte polemiche abbia suscitato negli Stati Uniti il nuovo film di Spike Lee in persona sul leader nero Malcolm X. Il film sta per arrivare anche in Italia, ma se non troverà lavoro entro 3 giorni dovrà lasciare il paese. Pare, non siamo sicuri. Via, allora... Sembra che sia stata approvata una legge che limita la presenza degli sponsor nei programmi televisivi, addirittura. Oh, questa legge vi è stata offerta da Borotalco Roberts e GT Auto Alarm, l'antifurto intelligente. Sembra, non siamo sicuri. Che notizia è? Ok, scusi. Oh, Serena, ricicliamoci nella verità. Se non siamo Buonasera al mio pubblico, scusate l'emozione e hanno dato forse troppo lucido a questo scivolo. Comunque un grande ritorno, una grande attesa, una grande capocciata. Scusate, ma mi riprendo subito, un momento, prego, carissimo Bandini. Signora Varietti, ci deve essere un equivoco, nessuno... Che stress, comunque finalmente su Rai 3 sono proprio io e sono venuta per alzarvi l'audience. Carissimo, come stai? Molto bene. Guarda, non me l'aspettavo. Cutugno è una bravissima persona, però... No, senta, scusi, io non lo credo, lei non aveva optato per il silenzio stampa, che tra l'altro mi sembrava un'ottima decisione proprio. Il silenzio stampa, ma qui non siamo in stampa, siamo in televisione e io ci tengo a precisare assolutamente che questo è un complotto. Mi dispiace che mi si vuol far passare da capra espiatoria, non ci sto. Ma che ha fatto? Che ha fatto? Una cosa che... Ma niente, mi è venuto un pesce, mi è venuto un pesce. Una triglietta, non so che cos'è. Non so. Comunque guarda, questo non è importante, io sono qui per fare un discorso serio che è una sua etica. Io sono venuta a portare... Cos'è questo? Un fischio micidiale? No, una ventata di cultura. E a questo proposito entriamo subito nel merito. Subito, e ti faccio la prima domanda, attenzione, concentrazione, tu sei del nord o del sud? Mi dispiace, non posso entrare in questa sua logica perché io sono di Roma, nel centro, per cui... Oh, che noia! Allora, Roma NC non calcolata. Ma ti do una seconda chance. Roma nord o Roma sud? Aspettavo questa domanda. Concentrati, è importante, vai. Roma nord. Ha detto Roma Nord? Sì, ho detto... Ha detto Roma Nord? Stupendo! Il primo punto per il Nord! Segnate tutti! Carta e penna! Segnate tutti! Non applaudite! Ma vergognate! Ma non gliene importa niente a nessuno! Anche voi che siete a casa! Ma chi non importa per il Nord? E mi dispiace molto per gli amici del Sud, con i quali voglio essere però carina, voglio fare un premio di consolazione per tutti voi e dedicarvi una canzone. Guardi, hanno bisogno d'altro al Sud, adesso non per...
Adesso non per... Io non faccio politica, io faccio cultura. Vabbè. A questo proposito è un brano offerto e scritto per me dai miei amici filosofi Kant, Nietzsche, Beckenbauer. È sicura lei? Vai con la base. Ci vuole un fisico bestiale per fare l'intellettuale. Ci vuole un fisico bestiale per la licenza liceale. Tu che copiavi la versione, sai, la versione, sai. Ti trovi poi in televisione, sai, con finizione, sai. Ci vuole un fisico bestiale per imparare a presentare, perché ti suoni con il stupo e non mi va di continuare. Ci vuole la faccia come il culo, sai, tu lo sai, per cantare, per ballare, ballare, mi chiedi chi te lo fa fare. Te lo vengo a dire a te, se io faccio quello che mi pare, senza mai chiedermi perché. Ci vuole molto allenamento, sai, per stare sempre coscia al vento, sai, vento, sai. Senza contare il raffreddore, che è sempre il rischio principale. Ballando. No, sta ballando, che fa? No, non volevo interrompere il numero. Balla, è un momento di ballo erotico? No, non è un balletto. Una cosa, no, perché... Mi è che è successo? Mi è cascata la bocca. No, per l'amor del cielo. Senta, Fiorella, ti prego, mettiti a cercare una cosa nel giro, senza bocca. No, ma... Per favore. Guarda. Non c'è. Ma forse, guardi, qua sotto. Oddio. Sotto i piedi, perché... Non ci vedo. Comunque, domani mattina... Senti, forse è la donna delle pulizie. Sì. Magari? Ce l'ha la spiramover, se state attenti, per favore. Quando fa le pulizie me la mette da parte, sì, perché... Martina, io diciamo, come importante, no? Capito? Tante volte nel sacchetto. La bocca. Mi spiace, ma che labbro è? Il labbro del nord o il labbro del sud? Sud. Non mi sembra. Manca più il fischio. Mi sembra del nord. Del nord? Ma è un altro punto per il nord! Ah. 3 a 0! 3 a 0! E allora? Cinico TV! Convenienti del mestiere. Tutte le sere sotto quel panam, presso la caserma ci stavo ad aspettare. Anche stasera aspetterò e tutto il mondo ascolterò. Con te, Lili Marlene, con te, Lili Marlene. Ho finito sei! Buonasera! Buonasera! Cinico TV! Mi presenta... Giordano! Buonasera! Buonasera! Cinico! TV! Mi presenta! In esclusiva! Le! Squallide! Avventure! Di Gallo! Giordano! Giordano! Mi dica! Siamo! A tramonto! Del! Sole! E abbiamo! Soltanto! Un! Minuto! Prego! Sta! Sa! Porca miseria! Buonasera! Buonasera! Cinico! TV! Mi presenta! Le squadre! In esclusiva! Buonasera! Buonasera! Cinico! TV! Mi presenta! In esclusiva! Le! Squallide! Avventure! Di Gallo! Giordano! Giordano! Mi dica! Siamo! A tramonto! Del! Sole! E abbiamo! Soltanto! Un! Minuto! Prego! Prego, buonasera! Idiota! Buonasera! Buonasera! Cinico! TV! Vi! Presenta! Le! Squallide! Avventure! Di Gallo! Giordano! Giordano! Mi
Te monte del sole. E abbiamo pochi. No, soltante. Soltante. Buonasera. Buonasera. Cinico. Tibur. Vi. Presente. In. Scusiva. Le. Squadre. Avventure. Igano. Giordane. Giordane. Mi dicano. Siamo. A te monte del sole. E abbiamo. Soltanto. Un. Minuto. Prego. Mentre io c'ho uno zio che si chiama Adolfo. Forza Giordano! Buonasera! 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 E allora, un altro punto per il Sud con Cinico TV. Scusami Serena, ma ti devo interrompere perché dobbiamo dare spazio alla pubblicità. Scusi Loca, veniamo adesso da un'interruzione. Ma lei che ha fatto? Ha passato l'estate a Canale 5. Da tutto lo vedo... Questo è un momento adesso di approfondimento, no? Dobbiamo approfondire a livello politico, come direbbe lei, perché fa parte del nostro Dream Team un politologo di chiara fama, il professor Marco Messeri. Vediamo se è collegato con noi. Professore? Eccolo. Professore, ci scusi, sappiamo che lei è molto impegnato, ma vorremmo che ci aiutasse a tracciare un profilo del presidente del Consiglio Giuliano Amato. 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 Amato? Sì. Giuliano Amato? Sì. Amato? 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 Amato. 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 Non faccia così. Professore. Amato! 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 Professore, professore, ci sente? Deve essere caduto il collegamento via satellite, ma guarda che peccato, io sarei ore ad ascoltarlo perché veramente sono quegli approfondimenti un po' come la cartolina di Barbato. Scusa che, Serena, che... ma ti devo interrompere. Perché? Perché dobbiamo dare spazio alla pubblicità. Adesso è giusto, bene, adesso era vero. Comunque non c'è bisogno di dirla così, uno può anche dire pubblicità, normale, servili, capito? Pubblicità. Noi siamo delle norme CEE, tranquilli, servili. Abbiamo preso due gemelli perfettamente identici, Antonio e Michele. Antonio è affetto da acne. Michele invece è bellissimo, fighissimo e non ha nessun problema. Abbiamo sottoposto Antonio a trattamento antisettico Popexan efficace contro le impurità. E dopo appena due settimane, l'acne... Ce l'ha Michele! Bravo Michele! Questo è il fantastico mondo di Popexan! Seguitici in un'altra avventura con gli incredibili gemelli Antonio e Michele! E ricordate, amici, con il concorso Popexan, magnifici premi per voi! Popexan risalve! Tutti al bar! Eccoci di nuovo qui sul divano Dalmata in compagnia del nostro regista Rocco Smithersons, che bravo, come sapete è anche un po' l'opinionista del programma, quello che ci fa capire volendo per un adeguato compenso anche opinioni per i PC, ecco, difficili del nostro paese. Io sono ancora, devo dire, un po' perplessa che lei ha usato la nostra sigla per fare una metafora
della commissione bicamerale. Non questo... ti perplimere, mi dispiace questo. Mi perplimo, ecco. Però allora ci spieghi meglio, perché veramente questa è la cosa più complicata in questo momento nel paese. Che sta succedendo, De Mita? Perché si scannano, io proprio non... A bicamerale? Siccome sta bicamerale, cioè uno dice come è il governo, ma non dice come deve essere riformata le elezioni. Quell'altro dice come riformare le elezioni, ma non dice come va il governo. De Mita dice, ah, se non ho tutti e due pezzi, non si fa niente, per la bicamerale, se blocca qua. Stanno a fare una questione di principio, tipo, è nato prima l'uovo o la gallina. Che senso c'ha? Ve ne siete mangiati tutti e due, l'uovo e la gallina? Cioè, è un sofismo, no? Dei Dorotei! No. Capito? Veramente... sta succedendo di tutto. Ma poi ha visto che schieramenti, il manifesto con Craxi. Come? Ha già messo la taglia? Il manifesto con Craxi? Ma voglio dire, il giornale, il manifesto. Ancora non l'hanno, no? Acchiappamelo! Ancora non ci siamo. Arrivai. Il giornale, il manifesto e Craxi, certo, si sono trovati d'accordo sulla... E Rifondaroli. Ineditamente un connubio, sì. si sono ritrovati d'accordo sulla proporzionale, ecco. Come si chiama proporzionale quella lì? Proporzionale corrotta. Una forma, ci sono varie tendenze, ci sono varie varianti. C'è la maggioritaria con premio di proporzione, la proporzionale con premio di maggioritaria, c'è l'uninominale secca. Prego? C'è l'uninominale secca. C'è una viale secca, oppure c'ha due tempi, tre tempi, quattro cilindri con l'elezione diretta di Miss Italia, diesel. Ci sono varie formule, adesso stanno studiando. Mi faccio un esempio di uninominale secca. L'uninominale secca? Segni. Bossi. Loche. Ciccio. Franco. Lucio. Ernesto. No, adesso... Luigi. Adesso ho capito. Un uninominale. Facile. Allora, mi sono presa anche un appunto, perché ho letto i giornali. Allora, l'uninominale secca, di cui anche Bossi è sostenitore. Adesso anche giusto. Bossi. Giusto. Mentre la vecchia classe dirigente vuole conservare la proporzionale. Certo, lì c'è Giusy La Gang, ci sono varie persone, De Mita, tengono la proporzionale, cioè pro a favore delle porzioni, proprio che gli tornino, insomma, queste sono due scuole di vita, adesso, un po' una filosofia loro. Non voglio dire, però mi sembra che tutto un po' sia il problema per cercare di impedire a Bossi di stravincere, no? La paura che Bossi prende vuole stravincere. Cioè, dopo, infatti, però, lì si sta studiando un altro sistema, la sproporzionale. La sproporzionale. La sproporzionale somiglia un po' al blackjack, cioè tu... Va bene, governi se c'è la maggioranza fino a un certo punto. Se la maggioranza è 30, tu c'hai 31, hai sballato se vuoi. Io andrei sul rosa, che è meglio. Andiamo sul rosa. Ho un annuncio importante da fare. Bene, se Berlusconi ci ha soffiato Beautiful, il nostro direttore Angelo Guglielmi non si è lasciato scappare la telenovela del momento, Chiquito e Pacchito. Un altro gol di Rai 3. Poi si fa anche questo gesto dopo. Un altro gol di Rai 3. Autogol. Prego. Prego. Cada un altro. Ring. Ciao Paco. Ciao Chico. Ti piace la mia casa? No. Neanche a me. Perché mi hai fatto venire? Siediti Paco, devo confidarti un segreto. Tua moglie non è morta. Ma cosa dici, Chico? L'ho vista io schiantarsi contro il rapido di Springfield. Era sparsa dappertutto sui binari. Sì, ma hanno ritrovato i pezzi e si è rimessa insieme. Jennifer? La mia amata Jennifer, Chico? Oh, dov'è, Chico? Dimmelo, dov'è? Siediti, Paco. Ora ti confiderò un altro segreto. Ti ricordi di tua madre? Sì. Non è mai esistita. Che ha a che fare con Jennifer? Sono io tuo padre. Perché sono così bello? Siediti, Paco. Ora ti confiderò un altro segreto. In realtà tu non sei mio figlio. E di chi sono figlio? Di Meg Jordan. Meg Jordan? Meg Jordan è morta 20 anni prima che io nascessi. Ecco perché ti ho fatto venire qui. Ti ricordi di lei?
No. Neanche io. È del fratello di Jennifer? Quello coi brufoli. Si è fatto la plastica. Ma perché non ti siedi? Non mi fido di te. Io sono vivo! No, Paco, no. I morti non tornano. E quando sarei morto? 20 anni fa, sulla mongolfiera, ricordi? Non sono mai stato 20 anni fa sulla mongolfiera! Ci stesti! Tuntrarà, tuntrarà, tantamara, papà! Pasquarelli, Pasqua, Pasquarelli, è Pasquare, è Pasquare, è Pasquare, è Pasquare, è Pasquarelli. Okay. Ma che sei impazzito? Perché? Sta forse facendo un inno in onore di Pasquarelli. Sì, ma è un omaggio che è spontaneo, mi viene dal ma cuore. Ma si vergogni, ma il direttore generale della Rai, andiamo avanti. No, ma guarda che non è per tenerlo buono come hai pensato tu, perché lui è già buono, lui è il più buono di tutti, sì. Eh sì. Ma lei lo conosce? No, io non lo conosco, però ti assicuro che lui a noi ci conosce tutti. Sì, vedi, lui ha il potere e se vuole lui lo può usare e se usa questo potere lui ti schiaccia come una mosca. E invece è buono e a me viene spontaneo dedicargli un canto e un omaggio. Lui lo gradisce, io lo so. Senta, la smetta con questa piaggeria. A casa mia si chiama sviolinata. Siamo alla Rai, andiamo a fare viva viva. Ma è una cosa, su, per piacere. Ma guarda che non hai capito allora. Sviolinata. Guarda che lui ti vuole bene, sai. Veramente, se io, tu, lui, noi, voi, essi, tutti siamo qui, è perché lui ci vuole. Certo. Perché lui è buono, lui non chiede. Guarda, non lo voglio mettere in dubbio questo, figuriamoci, non mi permetterei mai, però non mi sembra il caso, su. Ma guarda che lui è buono. Ma forse non hai capito che è buono, è un uomo semplice, è un uomo buono che non ti chiede niente. Senta, se non chiede niente, vuole, non facciamo niente. Ma io voglio fargli questo omaggio perché sono sicuro che lui lo gradisce. Ma che fa? Un omaggio spontaneo. Piange. Perché è buono. E se io una volta tanto che si può fare un qualcosa per lui, non ci ha mai pensato nessuno. Non ci ha mai pensato nessuno a fare un regalo, un qualche cosa a quest'uomo buono. Ma mi sta piangendo. Ma dai, ma perché solamente una volta che si è permesso, dai, una volta che ha dovuto mandare via uno, ma dai, Funari, sta dicendo. Ma lui ha fatto di tutto per volergli bene a quello. Veramente, ha fatto di tutto, ma non ha potuto, l'ha provato in tutti i modi. Senta, Locke, veramente. Non li volete bene. Non faccia così, guarda, mi dispiace, io non la volevo umiliare qui davanti a tutti, ai tecnici, eccetera. Mi sembrava una cosa di cattivo gusto, ha capito, proprio l'inno così. Comunque è passata, va bene, adesso abbiamo il collegamento col Parlamento. Su, si riprende, passata così, forza. E tantratata, è Pasquale, è Pasquale, è Pasquale. Beh, vabbè, va veramente. Di una piaggeria schifosa. Ma non è quello. Non gli volete bene. Parlamento, prego, mandatemi il collegamento. Oh. Dunque, vediamo un po' questa velina che mi hanno mandato oggi. Vediamo un po'. Allora, Pinocchio. Una DC rinnovata. Ma non come si sente. Fa? Dunque, tono, diamoci del tono. A Piazza del Gesù spiccano nomi nuovi. Queste proprio bellissime, chi saranno? Andreottoli, ma chi sono questi nomi nuovi? Gavazzoli, forse. Non mi sento, Sbardellazzoli, di... sarebbe una bella idea. Calma, allora. Una DC dal volto nuovo. Pinocchio. Ma come si fa la DC dal volto nuovo? Ma che è? Scusa, aiutatemi voi, DC così, non mi sente. Ma come si fa di ste fregnacce? Sì? Ah. Buonasera. Oh, buonasera. Avevo dei problemi di audio. Capito? Come sta? Bene, lei? Ma molto bene, grazie. Buonasera. Ecco. Sono Giulio Pinocchio, la simpatica... Oh, scusate, mi dimentico sempre questa storia del rinnovamento, scusate. Sono Giuliano Pinocchio, la simpatica voce del governo, una voce apolitica, apartitica, antica, avanguardistica, affabulatrice, a così, che c'avete 10.000 lire? Esatto, han fame e morto de fame. Me l'ha detto proprio ieri una zingarella per strada alla quale ho chiesto in prestito l'elemosina per il partito, non per me. Ha morto de fame! Mamma mia, come vi siete ridotti, addirittura a rubare i poverelli. Io non lo so, proprio... Ma che sta facendo Pinocchio? Sì, è un tipico esempio di trasformismo. Quest'anno il pezzente va molto di moda in Parlamento. Sa,
Abbiamo avuto governi Ponte, governi Truffa. Questo è il governo Toppa. Scusi, e quale sarebbe, se ce n'è uno, il programma di questo governo Toppa? Oddio, ma benedetti ragazzi, ma il programma fatelo voi, noi facciamo le toppe. Le faccio un esempio, la droga fa male? Beh, mettiamoci una toppa, via, tutti i drogati in galera. Beh, che succede? Qui la galera non c'è più posto, è pieno di gente, ah sì? E allora prendiamo un'altra toppa, via, tutti assolti, fuori dalle balle. C'è solo un rischio per il governo, che passando da una toppa all'altra ogni tanto... Toppa! Che ridere, che sospiro, sì. Ci parli piuttosto di cose che interessano il paese, non si capiscono molto bene in questo momento. Per esempio le privatizzazioni, che mi dice? Ah! Fatevi sotto, signore e signori! Abbiamo qui 5 simpaticissime aziende in deficit. Eni, Iri, Ima, Ina, Enel. Aziende con 150.000 dipendenti, ma che voi potete liquidare quando volete senza l'obbligo della cassa integrazione. D'accordo? 27.000 miliardi, signore. La base d'asta parte da 27.000 miliardi. Via. Una proprio una miseria. E allora io vi dico 27.000 miliardi e uno... 27.000 miliardi e due, 500.000 lire. Ha giudicato a quel signore laggiù che ha alzato la mano. E guardi, le do anche la Banca Nazionale del Lavoro in pacco dono, che tanto qui non la vuole nessuna. No, scusi, non ho capito, lei sta svendendo lo Stato a 500.000 lire? E se no, l'affare dove sta? No. Scusi, se glielo dico anch'io, però proprio morto de fame. Esatto, sì. Han fame e morto di fame, me lo diceva proprio ieri una vecchietta alla quale lesto ho sottratto una stampella. Han fame morto di fame. Ma non si vergogna. No, era una stampella quasi nuova. Vabbè. Buonasera. Buonasera. Vi ha parlato Giulio, sì. Dimentico sempre sto rinnovamento, Giuliano Pinocchio, la simpatica voce del governo, una voce apartitica, apolitica, agonistica, affabulatrice, antichissima, accendini arancio piragocca e caffè Borghetti con alla la miserina prossima, Nini, Pinocchio, ci risentiamo ancora, grazie, arrivederci. Arrivederci. Ecco, alla prossima. A San Po. Come sono caduti in basso adesso, mamma mia. Ma dai, su, è tempo di rinnovarsi, riciclati anche tu con sciccheria, fantasia, allegria, novità, musica. Da Torino i Mau Mau con Almaz.
le pane, le termaci, ma le giandà! La ricerca di avanzi ai confini dell'industria musicale. Allora hanno suonato pure gli avanzi di scenografia. Allora, questa canzone è dedicata a qualcuno? Al Matt, il nostro matto. Il nostro matto è uno che fa solo quello che pensa, che gli dice il suo cervello di fare. Ecco. Yeva! E Mau Mau, pubblicità. Ti hanno detto che chi di droga ti spegne. Ti hanno detto che la droga uccide. Ma non ti hanno detto tutto. Una dose di eroina costa 50.000 lire. Un drogato che si rispetti arriva a consumarne fino a 5 dosi al giorno. Cifra alla mano, alla fine della giornata avrà speso 250.000 lire. 1.750.000 lire in una settimana. 7 milioni in un mese. 84 milioni in un anno, un giro di denaro enorme in un mercato che non conosce crisi. E tu vuoi chiudere gli occhi. Tu vuoi restarne fuori. La droga pesante è un investimento sicuro. La legge Iervolino Vassalli ha già fatto molto per noi. Ora tocca a te. Esci dal tunnel della svalutazione. Affidaci i tuoi risparmi. Fideroin. Fatti, non parole. Tasso annuo lordo 140.000%. Pronto riciclaggio. A posto. Allora, possiamo andare. Truffa, truffa, ambiguità. Truffa, truffa, ambiguità. Truffa, truffa, ambiguità. Oh, ne sta! Scusi. Che? No, che cos'è? Un boiler, quello? Ma che boiler? Ma scusa. Il tè. Ma che tè? No. Questo è l'apparato che mi sono procurato io. Insomma, il nostro notiziario è diventato leader. Ci siamo capiti? Abbiamo preso da bravi maestri nel settore. Allora, questo è un misuratore di audience... addirittura in persona, e mi serve per misurare incorporato il certo, al regionale per vedere quando raggiungiamo l'ascolto massimo. Vabbè, non scusa, è che a noi dell'audio ce ne porti molto, comunque prego, io scusa, non volevo, ma io devo seguire dei ritmi boy americani, sì. Scusi, devo scusi, partire, scusi. Allora, garantisco novità, chiaro. Ora pare naturalmente che Buscetta in persona abbia già detto i nomi di parecchi. Parecchi. Che? Parecchi. Scrivi, parecchi. Prendi nota, parecchi. Si è alzata l'audience. Cavolo, parecchi. Ho capito, ma non è che possiamo ripetere una parola all'infinito. Che ecco ci... qua, si è abbassato di nuovo. Parecchi. Finisca la notizia. Parecchi. Finisca la notizia. Hai capito? Ripetiamo all'infinito una parola. Parecchi, guarda che si abbassa, che ce ne frega della notizia, abbiamo raggiunto il picco massimo di ascolto, chiuso il telegiornale e ce ne possiamo andare a ma casa. Ma come chiuso il telegiornale? Mi scusi. Abbiamo raggiunto, ma... eccote qua, eccote. Ma non parliamo. Parecchi, e lasciami fare, guarda qui, mi sono fatto un mazzo. Che fa? Pensa di non parlare di tutti gli operai in cassa integrazione, per esempio, di quelli dei licenziamenti ecco che qua, sono in corso. Ecco qua, la parola operaio non funziona, allora io mi sono fatto un mazzo così per tenere sull'audience, mi sono procurato tutto e adesso mi fai scendere tutto. Vabbè, ma ci sono più di 1.000 della Maserati che rischiano il posto di lavoro, e quelli dell'Enike, Mela Pirelli, Elisabeth Arden. Ma dico, queste sono situazioni di cui nei telegiornali bisogna parlare, caro Loche. Ma se non ne parliamo noi. Ma non ti accorgi che ci stiamo deprimendo con tutti questi nomi, che l'operaio non funziona, che anche Vespa l'ha insegnato?
Abbiamo trovato il... Vabbè. Trovato. 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 Vabbè, comunque trovato. Adesso... Parecchi. Trovato. Parecchi. Trovato. Senta. Parecchi. Trovato. Senta, allora, lei mi parecchi, sta trovato, confondendo. Parecchi. Io... Trovato. Arrivederci. So, parecchi. Trovato. Mantenendo. Trovato. Parecchi. Una certa parecchi, concentrazione. Parecchi, parecchi, non mi interessa niente. Parecchi. Parecchi. Perché devo parecchi, fare l'intervista parecchi, più importante parecchi, della mia carriera. Parecchi, hai capito? Trovato, abbiamo parecchi, soffiato sì, un'anteprima parecchi, a Barbato. Sarà parecchi, da lui domenica. Parecchi, ma noi l'abbiamo parecchi, qui. Parecchi, scusi. Mi fa l'intervista più importante della mia carriera. Mi fa parecchi. È con noi Claudio Martelli, l'uomo politico chiave in questo momento delicato per l'Italia. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ecco, onorevole. Ministro, sono ministro già da 18 sì. mesi, forse anche da 19, non lo so perché non mi sono ancora pervenuti i dati di novembre. Sì, mi scusi, ma avevano preparato il foglio, non era... Ecco, Claudio Martelli. Fino a poco tempo fa, braccio destro di Bettino Craxi, così intimo del segretario tanto da avere libero accesso addirittura al suo frigorifero di casa. Oggi, dopo la rottura, nemico numero uno del leader socialista. Ministro, ci può dire cosa c'è dietro la rottura di questo rapporto decennale? Ma perché un'unione finisce? Perché finisce un matrimonio? I motivi possono essere molteplici. Quello che posso dire è che è accaduto che Bettino col tempo ha cominciato a dare segnali sempre più evidenti in casa di mutamento, di distrazione, di trascuratezza. Vuol dire a dimenticare i valori, così l'ideologia, la filosofia del partito di Pietro Nenni? No, voglio dire ad assumere atteggiamenti che non sono compatibili con la vita coniugale. No, capisco. Ma lei come Delfino poteva dettare delle regole in casa socialista? Beh, ad esempio nell'89 ho ottenuto ad esempio che non si fumasse in camera da letto, però non sono poi riuscito, dopo 5 anni di convivenza, ad impedire che tornasse a casa la sera sempre più tardi, ubriaco, con le camicie sporche di rossetto e soprattutto seguito da un codazzo di manigoldi maleducati e maleodoranti, completamente privi della benché minima cognizione di come ci si comporti una casa per bene. Lei sta parlando di Craxi? Sto parlando di Bettino, la stessa persona che adesso viene a parlare di pulizia nel partito, proprio lui che non sapeva nemmeno dove era l'aspirapolvere. Lei usa delle metafore affascinanti, come dire, immagino che ci saranno delle ragioni più profonde per buttar via così tanti anni di politica fianco a fianco. Beh, naturalmente c'è il problema dei figli. Io credo che come chiunque avrei sempre voluto avere dei figli miei, mentre lui ha sempre trovato delle scuse per impedirmelo. No, scusi, letteralmente lei sta dicendo che Craxi le ha impedito di avere dei figli? Probabilmente perché preferiva che mi occupassi dei figli avuti dal matrimonio precedente, cosa che io tra l'altro ho cercato di fare con grande scrupolo. Ho cercato di essere per Bobo un punto di riferimento senza avere né la volontà né la pretesa di sostituire sua madre. Non è stato semplice, soprattutto perché Bobo pretendeva di dormire con noi nel lettone. Non so se lei ha un'idea di cosa possano essere le scarpe da tennis di Bobo. No. Qualcosa di molto al di sotto di uno standard decente. E questo non è concepibile anche in un matrimonio moderno, anche in un matrimonio di stampo europeo. E caramba. Sì. Da come parla, sembra quasi che lei abbia un asso nella manica. Beh, naturalmente. Io ho qui la chiave del suo frigorifero. Finché questa rimane in mano a me, Craxi a mani e piedi legati. No, ministro, mi faccia capire, io continuerei questa intervista perché è avvincente. Loche, la prego, è avvincente, io continuerei questa intervista... Pierfrancesco Loche? Sì, Pierfrancesco Loche è il giornalista che abbiamo... Ma ci conosciamo? Momentaneamente. Buonasera Pierfrancesco. Vi conoscete? No. Lui no. Era una delle bagliadere con cui Bettino trascorreva i fine settimana, se non sbaglio. Questo mi lascia... C'è stato? Assolutamente. Sì, sì, c'è stato. Anzi, volevo informarla, Pierfrancesco, che se lei ha subito dei maltrattamenti, come è probabile, al congresso ci sarà un microfono libero in cui tutti potranno denunciare qualsiasi tipo di abuso subito da parte di Bettino Craxi. Abbiamo già ricevuto moltissime adesioni. Bene, hai capito. A parte che sono cose da non discutere. No, perché... Non abbia paura, non abbia timore di fare le sue denunce. No, ma non c'ho nessuna paura, sono preoccupato per altre cose adesso. Senta, questo svolta mi lascia
È comunque molto avvincente. Io le chiedo, ministro, di tornare. Vorrei andare a fondo anche a questo piccolo risvolto. Le chiedo di tornare quando vuole nel nostro programma, perché veramente ci sono tante cose. No, che... ma va benissimo. Non possiamo. Va benissimo, però volevo informarmi che se torno la prossima volta sarò ministro già da 19 o da 20 mesi. Sono dati che mi ha fornito l'FBI. Grazie, me li segno subito e alla prossima volta. Grazie. L'audience. Buonasera. Pubblicità. Buonasera, ministro. Questo poi pubblicità. Siamo in chiusura di puntata, mi sembra che abbiamo detto tutto, non manca niente, no? Possiamo arrivare? Che cos'è? Che segno mi fa? Come per doppio senso, ah. Non può mancare. Eccolo, Leonardo Pazzarella! Salve, salve, salve a tutti! Non potevo mancare una rimpatriata! Il re dei cronisti sportivi, io non ci speravo, mi piace chiudere con lei, non ci speravo perché so che lei è stato ormai chiamato ad alti incarichi, o sbaglio? Eh sì, ma Terese mi vuole al suo fianco, ormai siamo così, ciao Mata! So che le ha affidato un compito molto delicato. Sì, sono il nuovo talent scout ufficiale della Lega Calcio. Dovrò andare in giro tra le squadre minori e sconosciute. Insomma, dovrò scoprire i nuovi infilatori di domani, perché l'Italia ne ha tanto bisogno. Beh, comunque un lavoro ideale per un professionista come lei. Un lavoro molto duro, ma quanto è duro. Comunque molto interessante. Gli farò certi servizietti. A chi? Servizietti sportivi sul calcio per voi davanti. Ah, ecco, infatti questo ne abbiamo bisogno come inviato speciale, vuol naturalmente dire. Cioè, ecco, però dovrà trascurare un pochettino la Serie A. E dovrò trascurare i babà. No, i babà che si è messo a dire, lo vedo dimagrito. Grazie, sì. Che c'entrano... Ma non li ha visti? Come stanno bene insieme? Sono andati a vivere insieme nella Fiorentina. Ma chi, i dolci? Sì, i dolci infilatori! Battistiuta e... Baia! Vabbè, doveva accadere. Sì, Baia! Il rito, e questo porta bene. Si è avverato. Si è avverato. Senta, Pazzarella, lei deve partire, noi dobbiamo chiudere, però... Una piccola anticipazione su almeno un pronostico, i due derby più importanti. D'accordo, do un grosso 1 a Inter Milan e che Baresi la smetta di fare il single, perché lui si sente libero, allora entra, esce, entra, esce, entra, esce, entra, esce e non soddisfa nessuno. Dalla nazionale vuol dire, perché... O stai dentro o stai fuori, perché mio caro Baresi non ce l'hai solo te, anzi... Specifichiamo sempre per il pubblico che ci vede per la prima volta cosa? Il carisma, ecco. Quel pungolo con cui si fa la nazionale. Bene. Che Torino, Juventus. La vedo. Lei vorrebbe Giue. No, io non... Lei vorrebbe Giue dagli occhietti, la vedo, vuole Giue. E invece io le do un X. X. E così. Benissimo. I derby e così. sono andati via. Non possiamo fare tutto il pronostico, certo, perché dobbiamo andare. Siamo in chiusura. Vuole dire un messaggino così? Sì, voglio fare un messaggio contro la violenza. A proposito di quei mascalzoncelli che hanno picchiato i giocatori del Napoli. È giusto. Se voi mi li picchiate, questi la domenica sono mosci. Ecco. E quindi che fanno? Non infilano. Certo. Amiamoci, vogliamoci bene. Ecco, viva lo sport. Nello sport. Grazie, andrà come inviato speciale. Grazie. Per noi. Grazie. Salve. Io direi di chiudere con una novità, culturalmente, se ci è permesso. Ecco. Anche dopo sta bullonata dei doppi sensi, nel senso sindacale, del termine. Ecco, la fortuna ha voluto che Rocco abbia trovato un altro manoscritto. Vogliamo convergere su un'intesa culturale. Esatto. Volta finalmente lo sviluppo della poesia di chi? Nuovo manoscritto, lei è stato fortunato. Nuovo, datti lo scritto, tutto fatto a mano. Quindi possiamo.
e ti prego inviare e catalogare un adeguato sottofondo. Bravo. Nuovo anche lui. Nuovo, completamente rifatto. Prego. Legami. Ci sono legami tra la mafia e la politica? Chi può dirlo? È difficile penetrare nei secoli di omertà. Possiamo fidarci di uomini addestrati al crimine, addestrati a mentire a se stessi e agli altri? Ci sono legami tra la mafia e la politica? È difficile dirlo sulla base di documenti sparsi, spariti, oscurati, passati mano in mano di toga in toga. Ci sono legami tra la mafia e la politica? È difficile dirlo. Prima bisognerebbe riuscire a staccarle. Grazie. Molto profondo. Abbiamo raggiunto questo quorum culturale finale col quale vi salutiamo. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, questo nuovo orario 21:25. Ui, spero che vi 21. Sia piaciuto. Che cos'è? 21. Che cos'è? 25. No, che cosa fa? 21, 25, 21, 25. Funziona? Funziona 21 e 25. 21, 25. 21, 25. Che fa? Lo ripeto tutto. 21, 25. Su Rai 3. Rai 3 funziona. No. È bravo Rai 3. Matematica. Vabbè. 21 e 25. Venerdì prossimo su Rai 3. Bravi. Ci vediamo. Grazie. Ci vediamo. Grazie. Ciao. 21. 21. Io gliela butto quella macchina.